Isola dei Famosi, nuove prove contro Francesco Monte. Striscia la notizia fornisce nuove prove che incastrano Francesco Monte. Ecco cosa è successo realmente. Striscia la notizia continua la sua indagine per scoprire la verità sullo scandalo droga scoppiato all'Isola dei Famosi. Ficarra e Piccone annunciano che la prova audio fatta ascoltare ad Alessia Martuzzi, lo scorso martedì, era dell'ex naufraga Chiara Nasti. La donna, trovatasi in un ristorante con Massimiliano Caroletti, ha avvalorato la versione di Evangel. La Nasti afferma che Monte non ha fumato solo una semplice cannetta, ma che ha fumato tutto il giorno, e che lui stesso aveva affermato di aver comprato la droga appena arrivati in albergo. Aggiunge che Nadia si disperava perché si svegliava ogni mattina con dolori a testa, e che anche Marco ne era a conoscenza e fumava con Francesco. Conferma anche la parte del viaggio nel pullman fatto con più di un chilo di marijuana, a rischio di tutti. Inoltre, a quanto pare, l'autore sapeva tutto davvero e ha mandato Eva al massacro consigliandole di parlarne in diretta. L'audio della Nasti non lascia nessun dubbio a riguardo, Langer ha detto la verità. Poca chiarezza sui fatti da parte di Alessia Marcuzzi. Nell'ultimo servizio, Ficarra evidenzia anche il modo in cui Alessia Marcuzzi ha trattato il discorso del cannagate nell'ultima puntata. Striscia fa notare che Cecilia Capriotti per prendere le parti dell'ormai famoso autore Andrea, riporta senza volerlo che la produzione e tutti i naufraghi presenti sull'isola del Peol sapevano delle canne prima della diretta di quel celebre lunedì. Le prime repliche di Alessia sono state quindi una montatura. Inoltre durante la scorsa puntata, la regina dello spoiler Mara Venier afferma che tre ex concorrenti non hanno confermato la versione di Eva, ma la Marcuzzi aveva da poco ascoltato il file audio della Nasti e non ha smentito Mara. Secondo Striscia, la colpa sarebbe di Magnolia e a dimostrazione di questo mostrano un fotogramma inserito velocemente nella sigla dell'ultima puntata. Sembrerebbe vedersi un incrocio fra una giraffa, un coniglio e un asino con la faccia di Giancarlo Schei, direttore di Canale 5. Nemmeno Bossari viene risparmiato, che ha mostrato una forte ostinazione verso Avenger. Il vincitore del GF di Pattacca l'ex naufraga in diretta Mastaffelli mostra, che ha qualcosa nell'orecchio da cui riceve suggerimenti sulle frasi da recitare. Intanto a breve uscirà una nuova intervista inedita di Francesco Monte rilasciata su Chi, dove l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ribadisce la sua totale estraneità ai fatti. Per ricevere ulteriori aggiornamenti e informazioni sullo scandalo del cannagate e sull'Isola dei Famosi, potete cliccare il pulsante Segui che trovate in alto a destra, proprio vicino al nome dell'autore di questo articolo.